montature equatoriali, montature altoazimutali, telescopi di autoguida, software di autoguida, montature elettroniche computerizzate. Ma è veramente necessario tutto questo per fotografare le galassie? Io ho fatto un'interessante prova utilizzando un obiettivo Nikon da 50 mm e una montatura spenta. E il risultato è molto interessante. Siete curiosi? Beh, non vi resta che vedere il video allora. The sun is shining 24/7. 'Cause when we're together, it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you. Ooh, you catch me like a leaf falling from a tree. If I be a shooting star, you make a wish. No, I don't fake this kind of feeling. Never felt so real. My heart is on the table 'cause you're my everything. I do, 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 do. I wanna marry you. 'Cause when you're around, I know it's true. The way you make me feel is so good, baby. So good, so good. Every single day we spend apart, I wanna be with you. Baby, take my hand, hold it tight, just like you do. Feels so good, so good. When I wake up in the morning and I see your face, I'm becoming blind by your dazzling grace. What a beautiful feeling to be close to you. There's nothing else I wanna do. A questo punto vi domanderete come ho fatto, come è stato possibile fare una posa da 10 minuti senza mosso sulle stelle. Beh, è stato in realtà un piccolo trucco perché io ho fatto la singola posa da 1 secondo, ne ho fatte tantissime, le ho montate e il risultato è una fotografia di lunga esposizione composta da tantissimi fotogrammi, tanti quanti sono i secondi per cui abbiamo tenuto aperto l'otturatore della macchina fotografica. In questo caso ho usato una Zvoasi, una 183 monocromatica e come software di cattura SharpCut Pro. È stato molto interessante, spero vi sia piaciuto. From the fields of flowers you chose to pick me. You're spreading sugar on my misery. And I don't fake this kind of feeling, never felt so real. My heart is on the table 'cause you're my.